Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Quest'oggi spazio ad una intervista registrata alcuni giorni fa con padre Patrick Alumuku, direttore della comunicazione dell'arcidiocesi di Abuja in Nigeria e direttore della televisione cattolica nigeriana. Ascoltiamo un estratto di questa intervista. Padre, grazie per la sua presenza qui con noi a Salt and Light. Precisiamo subito una cosa ai nostri telespettatori. Lei parla italiano e lo parla così bene perché ha vissuto a Roma dal 92 al 2004, quindi per 12 anni anche a Radio Vaticana. Che tipo di esperienza è stata per la sua formazione, anche diciamo lavorativa, ma anche spirituale? Sì, sono stato a Roma per 12 anni, ho vissuto a Roma per 12 anni e in quel periodo ho studiato alla Gregoriana, cioè l'università dei Gesuiti, ho fatto la licenza e poi il dottorato a Roma. Dopodiché ho iniziato a lavorare a Radio Vaticana. Già mentre studiavo facevo i programmi, assistendo programmi lì dell'inglese per l'Africa e quindi dopo gli studi sono andato a lavorare a tempo pieno. È stato un momento più bello della mia vita perché ero un po' rafforzato nella mia fede. Ho lavorato molto vicino a Giovanni Paolo II. E io ricordo bene in quei giorni quando andavo a celebrare la messa con lui la mattina oppure dovevo accompagnare qualche pellegrini dalla Nigeria e andavamo lì e, perché ci incoraggiava tanto il Papa alla fine della messa diceva God bless Nigeria e dicevo spesso che non ho mai sentito il Papa dire questo agli altri, ma ogni tanto quando presentavo un gruppo dei nigeriani, lui diceva God bless Nigeria, era un momento veramente di gioia per noi. E poi, vedendo i pellegrini a Roma, andando a celebrare lì a Basilica di San Pietro, e un giorno avevamo la possibilità di andare sotto la basilica perché c'era un'escavazione che è stato fatto per vedere se, come diceva il Papa, io sto qui sedendo sulla tomba di San Pietro, se era vero. Giovanni Paolo ha iniziato un progetto in cui hanno dovuto andare sotto la basilica e hanno fatto un'escavazione che hanno scoperto che alla fine era vero che l'altare attuale è proprio sopra la tomba di San Pietro, perché dove è stato seppellito San Pietro c'era il primo altare e poi c'era la nuova chiesa, un altro altare, sempre sopra quel tomba e poi alla fine la basilica come è adesso. Ma quel giorno, dico perché era il giorno più forte per me a Roma, quando ho visto che della fede nostra non era una storia, solo una storia, ma era una verità che l'apostolo di Gesù è stato seppellito proprio lì e che eravamo sempre attorno celebrando la messa come si faceva tanti anni fa, come si faceva più di 2000 anni fa alla tomba di San Pietro. Era un momento per me di fede forte. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a giovedì.